Ciao a tutti e bentrovati sul canale La Vita in Campagna. Allora, questo è un video di aggiornamento, di precisazioni, grazie anche ai vostri commenti, sullo scaldavagno a legna. Allora, prima cosa devo ringraziare Mauro degli Orti di Mauro e vi invito a seguire il suo canale, dopo vi metto in descrizione, anzi i suoi due canali, di Mauro Trovatelli e gli Orti di Mauro. Da cui io avevo preso inizialmente l'idea di installare uno scaldavagno a legna, poi dopo io l'ho modificato in base alle mie esigenze della mia famiglia. Allora, prima cosa da precisare, insomma, adesso io dopo parecchi mesi di utilizzo, sia estivi che adesso invernali, anche ecco grazie ai vostri commenti di qualcuno di voi che l'ha acquistato e lo sta installando, anche delle problematiche varie che sono venute fuori. Allora, la prima cosa da precisare e da stare attenti, però questo non ci vieta di installarlo, è diciamo l'attenzione al batterio della lecionella. Adesso qui avevo preso qualche appunto dal sito lecionella.it. Adesso non so quanto sia attendibile le informazioni che stanno lì dentro, io l'ho preso da lì, un po' da Wikipedia e da lì. Allora, il batterio della lecionella, soprattutto nell'acqua stagnante così, diciamo lui si moltiplica da una temperatura di acqua tiepida da 20 a 50 gradi, quindi sull'acqua fredda sotto una certa temperatura non si moltiplica e non viene fuori questo batterio e sta lì ma non cresce. E quindi ecco, il problema ce l'abbiamo soprattutto sull'acqua calda e stagnante come nel nostro caso. Quindi la lecionella cresce da 35-37 gradi, c'è la crescita di questi batteri e, a meno di 25 gradi i batteri entrano in uno stato dormiente, però continuano a sopravvivere, quindi diciamo in quelle temperature continuano a sopravvivere. A una temperatura diciamo uguale sui 45 gradi la lecionella smette di moltiplicarsi. Quando arriva a 45 gradi smette di moltiplicarsi. Quindi che succede? Prima cosa da sapere, cioè se voi lo installate a casa e andate fuori casa per una settimana, due, questo vale anche per gli scaldavagni elettrici, soprattutto quelli vecchi, perché quelli nuovi c'hanno sull'elettronica diciamo l'antilecionella, cioè non è altro che dopo vi spiego nei dettagli come funziona quelli elettrici antilecionella, che consumano più corrente elettrica. Quindi che succede? Voi andate fuori casa per una settimana, due, il consiglio è di non utilizzare quell'acqua calda che è stata diciamo magari a temperature queste che dicevamo da 20 a 50 gradi, 50 gradi no perché è passato tempo e quindi si è raffreddato, quindi magari è rimasto per giorni e giorni a temperature diciamo in questo range, soprattutto magari nel periodo estivo. E quindi il consiglio importantissimo è di riaccenderlo, cioè di portare l'acqua sopra a 60 gradi. Perché? Perché a che temperatura muore la lecionella? Insomma, come possiamo fare la bonifica dalla lecionella dell'acqua che sta stagnante? Allora, dice sempre su questi siti, insomma, la temperatura deve essere maggiore di 50 gradi, però sui 55 gradi i batteri muoiono in circa 5-6 ore, che non è poco. A 65 gradi muoiono in 2 minuti, quindi già andiamo meglio. La temperatura ottimale sarebbe portarlo a 70 gradi, per stare tranquilli. Anche perché magari la temperatura non ci dice proprio vero, lo portiamo a 70 gradi e stiamo tranquilli. Quindi, se noi lo teniamo troppo tempo fermo, la portiamo a questa temperatura, e in modo tale che uccidiamo ecco, tutti questi batteri e non ci abbiamo nessun problema delle lecionella. E che succede? In quelli elettrici, quelli nuovi, quelli vecchi bisogna stare attenti, no? Quelli nuovi hanno la scheda elettronica che dice che ogni tot ore, ogni tot giorni, non so come ragionano, la portano a 65 gradi. Quindi voi anche se impostate su quello elettrico, volete risparmiare e mettete 35-40 gradi, lui comunque ogni tanto la porta a 60 gradi comunque, e sopra 60 gradi, per uccidere il batterio. Noi qui su quello a legna non ci abbiamo nessun problema, perché l'utilizzo normale, ecco qui magari a qualcuno che già l'ha installato vi consiglio insomma di utilizzarlo in questa maniera. L'utilizzo ottimale non è mettere poca legna, portare l'acqua, anche se so 130 litri, in questo caso, che il mio da 130 o quello da 80, portarla a 40-45 gradi, che dice ok, almeno risparmio la legna, lui sta a 45 gradi,
e utilizzo quella, così smetto di mettere la legna, è anche pericoloso e poi comunque non risparmiate. Che succede? Che vi consiglio di portarlo comunque sopra a 60-70 gradi. Poi dopo io quando vedo che comincia ad arrivare a 65 così, smetto di mettere la legna, rimane la brace e lui sale ancora un pochetto fino a 60, 70, 80 gradi, 90. Ecco, qui dopo bisogna stare attenti a non superare 90 perché comunque lo cominciamo a portare a temperatura di ebollizione e quindi se aprirà le valvole di sicurezza, che è importantissimo installarle perché sennò è una bomba a pressione, è una pendola a pressione. E quindi, come la pendola a pressione che ha la valvola di sicurezza, lui deve avere la valvola di sicurezza che apre perché diciamo l'acqua aumenta di volume e quindi lui apre quella valvola lì a tot atmosfere. Io consiglio anche di metterne più di una perché magari se una si incanta, si blocca, è meglio stare tranquilli, una di più non c'è. Maria è anche a pressioni diverse, cioè una apre a una certa pressione e una apre un po' più alta, in modo tale per essere proprio sicuri, anche se non lo scrivono mai sulle istruzioni o sugli schemi degli impianti. Quindi noi la portiamo a quelle temperature, quindi non c'è nessun problema anche per questo batterio, ma poi soprattutto ci dura di più, ci dura più tempo, perché che piano piano da 80 gradi. Anche se non la utilizziamo, lui piano piano cala, soprattutto nel mio caso che sta un po' esterna, sta un po' così, quindi magari anche in un ambiente migliore vi dura più giorni. E poi comunque perché quando aprite l'acqua, chiaramente, quando aprite l'acqua, prelevate 3 litri di acqua calda, entrano 3 litri di acqua fredda. E quindi ecco, questo è il discorso de utilizzo. Quindi se non lo utilizzate per un tot di tempo, per sicurezza, prima di utilizzare l'acqua calda lo riaccendete anche se sta magari a 30 gradi, 35 gradi che dice buona, la posso utilizzare per lavarmi le mani, i denti, per sicurezza è stato fermo 2 o 3 settimane, 2 settimane anche nel periodo estivo, lo accendiamo, lo portiamo sopra 60 gradi e stiamo tranquilli. Nell'utilizzo normale comunque lo portiamo sempre a queste temperature, stando attenti, ecco come dicevo prima, al rischio di ebollizione. Però sta tutto nell'organizzazione di quanta legna ci mettete, cioè basta solo fare le prove. Anche perché, ecco, fa le prove nel discorso che smettete di mettere la legna, ma lui c'ha la canna fumaria calda, c'ha la brace, e quindi un pochetto, anche se vi fermate di mettere la legna, continua lui a crescere un po' la temperatura. Poi l'altro consiglio agli amici che già l'ha installato, per ottimizzare, cioè scontato questo consiglio, per ottimizzare l'acqua che ci avete e ottimizzare il combustibile che abbiamo usato. Se dobbiamo farci la doccia, cioè noi lo portiamo a temperatura e mentre che ancora c'è le bragi, utilizziamo magari, facciamo la lavatrice o facciamo la doccia. Ve consiglio, dato il costo energetico del kilowatt a 50 centesimi, oramai, e anche di fare quella modifica semplice sulla lavatrice, cioè portate l'acqua calda alla lavatrice, mettete il tasto che lavate con l'acqua fredda, ma lei in realtà lava con l'acqua calda. Però dovete fare l'impianto come ho fatto io su quell'altro video che vi ho fatto vedere. E quindi lo utilizzate in questa maniera, così ottimizzate, perché mentre che vi fate la doccia ancora canna fumaria è calda, c'è le bragi, quindi l'acqua fredda che viene immessa nella cisterna c'ha un po' di preriscaldamento prima di. Cioè entra nella cisterna, quindi la cisterna è calda, c'ha le bragi, quindi la cisterna riesce anche a sfruttare al massimo quel calore che c'è ancora rimasto anche nella canna fumaria che è calda, che rimane calda. E quindi magari la utilizziamo subito, una volta che sta accesa ci facciamo le docce, facciamo la lavatrice e poi la lasciamo in quella maniera, così ce l'abbiamo per l'arco della giornata, per altri usi sanitari, piatti, nel lavaggio delle mani, quello che dovete fare e quindi ci rimane per molto tempo. Adesso il problema è che un amico del canale mi ha creato sti dubbi, insomma mi ha detto ma a te dici che te dura fino al giorno dopo, ancora c'è un po' l'acqua calda, io invece dopo un po' d'ore ho visto che si raffredda e dopo scrivendo, chattando con lui, diciamo lui mi ha detto che non ha installato il miscelatore termostatico all'uscita subito della cisterna, dello scaldabagno. Quella è importante per due motivi. Uno,
Il primo di sicurezza, se avete i bambini, ma anche per voi stessi, per persone anziane, voi aprite l'acqua calda, non ve accorgete, magari all'inizio sembra che è tiepida perché è rimasta un po' d'acqua tiepida dentro il tubo, e poi arriva l'acqua a 70-80 gradi e è pericolosa. Pepe, vi fate delle scottature. Poi l'altro problema, che sprechiamo, diciamo, anche energia. Perché non è ottimizzata questa cosa, viene miscelata alla fine. Quindi il consiglio che vi do io è di mettere subito un miscelatore. Se volete attaccare tutto, escludendo lavatrice, lavastoviglie, quelle modifiche che ho fatto io per gestire temperature diverse. Comunque, secondo me, anche se i produttori non nemmeno ce lo mettono sullo schema, è importantissimo metterci un miscelatore termostatico all'uscita. Poi, secondo la ditta Caleffi, che è quella che ho usato io, l'ho visto anche sul sito, potete andare, adesso vi dico, idraulica.caleffi.com, dopo vi metto in sovraimpressione anche lo schema di come è fatto un miscelatore termostatico. Quindi il miscelatore termostatico non è altro che un sistema per miscelare l'acqua calda e l'acqua fredda e mantiene l'acqua miscelata alla temperatura richiesta. Quello che ho installato io c'ha quella, diciamo, manopola in cui ci sono i numeri e, diciamo, una volta impostato, lui miscela sempre con un meccanismo che vedete, diciamo, nello schema abbastanza sofisticato, che gestisce sta miscelazione. Chiaramente è tutta bella meccanica, non c'è sistemi elettronici complicati e non consuma la corrente elettrica, e è fantastico. Ve consiglio, anche se non mi paga per dirlo, quello dei Caleffi, perché ho letto anche su internet che è il migliore anche meccanicamente e anche il materiale, lo famo noi qui in Italia, e ho visto che funziona benissimo, chiaramente anche per temperature così elevate, perché qui ci sono anche, diciamo, temperature abbastanza elevate all'uscita dello scaldabagno, quindi vi consiglio quello. Poi vedendo, ecco, sul sito potete vedere su idraulica.caleffi.com, che vi spiega un po' tutto come funziona, e dice anche Caleffi che per il loro corretto funzionamento richiedono l'uso di valvole di ritegno, cioè valvole di non ritorno, quella valvola che l'acqua permette di andare solo in un verso e non nell'altro. Sulle vie d'ingresso di acqua calda e acqua fredda, dice Caleffi. Io l'ho messo uno sull'acqua fredda, diciamo, principale, perché quello ci va per forza, perché per il discorso anche che, diciamo, qui lo scaldabagno è a legna, e quindi ce ne ho messo uno. Non so se magari per ottimizzare conviene mettercene due, però io con uno ho visto che mi funziona bene. Quindi, importantissimo, per poter averci l'effetto che ho io, cioè che mi dura anche il giorno dopo l'acqua. Dopo chiaramente va in base alla lunghezza dei tubi, alla temperatura esterna, alla legna, a quanta ne usate, a un milione di fattori, però per ottenere, insomma, una cosa migliore, e anche per quei discorsi di sicurezza di non averci l'acqua a 80 gradi dentro i rubinetti, anche meno danni già all'impianto, per sicurezza nostra personale, ma per sicurezza anche dell'impianto, e va secondo me installata per forza, e con le valvole nel ritorno anche quelle per forza. Quindi installandole in questa maniera otteniamo questa situazione qui, insomma, e otteniamo il funzionamento ottimale per lo scaldabagno a legna. Quindi anche perché magari l'amico del canale ha detto ma io dopo tanto il miscelatore ce l'ho nel rubinetto sanitario, però non è la stessa cosa. Adesso se il problema è legato alla miscelazione dell'acqua o alle cose fisiche che succede che non ho capito bene, oppure se perché magari la tubazione è lunga, perché si spreca l'acqua a temperatura, si spreca litri e litri, non lo so il perché preciso, però vi dico che installato in questa maniera funziona bene. E poi uno del canale mi ha detto, in un altro video, mi ha detto ma fai video che non sai le cose. Va bene, noi le facciamo insieme. Questo non è un canale per imparare a fare le cose. Questo è un canale che io vi racconto quello che faccio io. Vi racconto cose che è anche pericolose. Quindi magari mi scordo di dire sempre che è pericolose, che bisogna stare attento, bisogna sapere quello che stiamo a fare, e bisogna leggere e studiare prima. E quindi magari, ecco, anche insieme a voi, con le prove che fate voi, poi faccio altri video che miglioro anch'io. Quindi anche io quello che ho realizzato poi lo vado a migliorare, perché grazie ai vostri commenti, alla vostra installazione, magari io l'ho installato in un modo, visto che mi va, che
in un modo, voi l'avete installato in un altro e so gli effetti, mi raccontate gli effetti che ci avete, ma di questo e anche di altre cose, anche dell'orto, delle piante, di qualsiasi cosa. Quindi chi commenta, che ci dice a noi, ma se non le sai le cose che fai a fare i video, no? E che te devo dire, poi anzi, poi dopo mi detto sta frase e poi dopo sotto mi scritto, mi dato un consiglio di come fa tenere premuto quei due tasti di quell'altro video. E quindi ho imparato anche quello, quindi, però commento quello primo pezzo era superfluo, quindi diciamo cerchiamo di non perdere tempo perché le bollette sono alte e bisogna capire un attimo come sopravvive a questo mondo malvagio e quindi bisogna non perdere tempo. E quindi solo commenti, diciamo, questi belli che fate voi, costruttivi. E quindi niente, questo era un preambolo così. E quindi andiamo avanti. Niente, adesso vi faccio vedere la parte posteriore, che ho già fatto vedere su un altro video, di come è fatto, diciamo, il mio sistema. Adesso anche per quelli che l'hai acquistato da poco. Allora, eccoci qua. Vi faccio rivedere, diciamo, l'impianto, come è fatto dello scaldabagno. Allora, non guardate i colori perché i tubi già avevo questi, anche se non era belli. Questo era bello, doveva essere blu. Allora, questa è l'acqua fredda. Questo qui ci ho messo il rubinetto per poter chiudere se devo fare manutenzioni. Prima valvola di non ritorno, importantissima, valvola di non ritorno, essenziale. Poi questa è l'acqua fredda, poi va l'acqua fredda nel vaso di espansione, anche questo essenziale e grosso, perché la cisterna da 130 litri e è importante che questo sia grande rapportato alla quantità dei litri del nostro scaldabagno a legna. Poi, dato che qui le temperature possono essere variabili, anche elevate, è importantissimo, essenziale metterci, cioè, quindi valvola di non ritorno essenziale, vaso espansione essenziale, poi l'acqua fredda va tramite questo tubo, entra là dalla parte posteriore in cui c'è lo scaldabagno, entra l'acqua fredda nello scaldabagno. Nello scaldabagno ci sono le valvole che di sicurezza, che aprono a tot atmosfere, anche quelle essenziali perché è pericoloso. Poi ritorna l'acqua calda, qui l'ho un po' ricoperta con isolante, arriva l'acqua calda che va, nel caso che volete fare un impianto semplice, arriva l'acqua calda, entra nel miscelatore termostatico, questo qui della Caleffi, e quindi lui mi entra dalla parte dietro, entra l'acqua calda, dalla parte di qua entra l'acqua fredda, lui la miscela e la sua uscita miscelata in base a come l'avete regolato ve la porta al vostro impianto, a tutto il vostro impianto dell'acqua calda. Ecco qui io ho lavandino, bidet, doccia e lavandino cucina, e anche ho fatto un attacco se mi serve esterna l'acqua calda, che potrebbe essere comoda. E quindi qua adesso avete visto che prima ho aperto l'acqua, quindi qui dopo io ci ho messo questi qui per vedere la temperatura, perché diciamo all'inizio era un buon prototipo, e quindi qui vedete che sta adesso, è passata l'acqua miscelata e l'uscita miscelata era sui 35 gradi e quindi va bene. Poi dopo io mi sono complicata la vita, ho fatto altre due uscite, una solo per la lavastoviglie in cui gliela mando a 60 gradi, e perché chiaramente qui non ho il rischio di toccarla con le mani, e poi non supero 60 gradi invece per non avere il rischio di danneggiare le tubazioni, anche perché sul libretto di istruzioni delle lavastoviglie, in caso di impostazione di acqua che viene da fonti rinnovabili, come nel mio caso, parlano di 60 gradi massimo. E quindi su per giù gli mando 60 gradi. Questo invece è per la lavatrice. Qui la lavatrice io gli mando sui 40 gradi. La lavatrice ho attaccato direttamente qui. L'unico difetto che ho è che spreco nel risciacquo l'acqua calda, perché lei c'ha solo l'acqua calda. Quindi lavo a 40 gradi, risciacquo a 40 gradi. I vestiti abbiamo visto da parecchi mesi, adesso che lo utilizziamo in questa maniera non ci sono nessun problema e laviamo bene. Se ci servisse 60 gradi, fa un lavaggio a 60 gradi, o lo facciamo con la lavatrice, quindi la lavatrice porterà il delta, la differenza da 30 a 60 gradi con la corrente elettrica.
o a 90 gradi, insomma, quello che dobbiamo fare con la lavatrice. Oppure, se dici proprio siamo proprio taccagni, non vogliamo usare la corrente elettrica per la resistenza, veniamo qui, giro la manopola, lo porto a temperatura che so dei 60 gradi e gli mando l'acqua a 60 gradi. Però dopo risciacquo a 60 gradi, non so, dopo i vestiti, quello che possa venire fuori. Però noi adesso la utilizziamo in questa maniera. 40 gradi, lavatrice, 60, lavastoviglie, 35-40 dopo in base alla stagione, l'acqua calda sanitaria per tutto il resto. Qui ci avevo messo anche questo per sapere l'atmosfera della pressione, per sapere se è tutto a posto, vi consiglio di mettere anche questo. Quindi la temperatura, se non fate questa complicazione qui a sinistra, lavatrice e lavastoviglie, uno solo comunque lo potete mettere perché sapete l'uscita, in modo tale che qui ci sono i numeri. Sì, c'è scritto sulle istruzioni, però almeno sapete sempre. Più che altro so se questo ci ha avuto qualche blocco, qualche problema. Questi Caleffi funzionano bene, quelli delle altre marche, diciamo, orientali, quelli sono più usa e getta. Quindi su qui non c'è problemi. Io dopo l'acqua qui è un po' del pozzo, un po' sporca, dovrei filtrarla prima. Ci posso avere porcherie varie. E quindi questi effatti anticalcare, dice Caleffi, con i materiali che usa. Però io no, ogni tanto lo giro, lo muovo, lo porto a 0, lo porto a 5 in modo tale da poter muovere se si è bloccato qualcosa. E poi comunque vedo la temperatura e so se c'è avuto un problema, se Mario lo devo sostituire. Quando questo è tutto fatto in modo tale, è già da Caleffi che svitate, svitate, svitate le tre viti e se toglie, e quindi lo potete in caso sostituire. Pulì, fate quello che volete. E quindi ecco, questo è lo schema dell'impianto. Semplice, tutto analogico, meccanico, zero corrente elettrica. Quindi acqua calda a zero corrente elettrica, solo da fonte rinnovabile che è la legna. E quindi secondo me è fantastico. Ecco, secondo me queste accortezze sono fondamentali. E con queste, come l'ho fatta io, come dico all'altro amico che dice che non. Che li faccio a fare i video se non so le cose, però io vi racconto quello che fo io che funziona qui con la mia poca conoscenza idraulica, però non mi perde nemmeno un tubo e tutto sta funzionando da mesi, c'è tutte le valvole di sicurezza, è tutto sicuro per la Legionella, avendoci quelle accortezze è molto sicuro, meglio di uno scaldabagno elettrico di vecchia generazione che se lo tenete a 40 gradi e passa giorni e giorni, rischiate pure la lesionella. Qui non ci abbiamo problemi e è fantastico. Allora, la scocciatura qual è? Che la bocca è piccola, perché non è che si può dire solo i pregi, bisogna dire anche i difetti, perché questo è un canale tra amici, quindi diciamo tutte le cose. Difetti, la bocca è piccola, la legna tocca a tagliarle piccole, per accenderlo dovete mettere legnette piccole, poi una volta che avete la brace magari potete mettere una legna sola, come sempre una da sola, ve si spegne, mettete una grande un po' da una parte, poi ne mettete un'altra grande, con due lui continua e usate anche la legna quella un po' più grande. L'altra cosa da dire è. Intanto mi scaldo la schiena. L'altra cosa da dire è di fare attenzione con la canna fumaria e usare tutte le teorie e le sicurezze delle canne fumarie, importante, quelle isolate, insomma se lo fate da soli fate per bene, se non lo sapete fare ve lo fate installare da un tecnico. E quindi qual è il vantaggio? Che avete l'acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili, più se fate le modifiche della lavatrice. E se si riesce a capire sta lavastoviglie, se se la smette di fare, che la smonteremo insieme, la mia nel caso mio, adesso non so le vostre, de fa alla fine quella specie di asciugatura che non mi serve a niente perché se i piatti sono bagnati e ci rimane l'alone delle gocce perché l'acqua c'è un po' di calcare, non ce ne frega niente, che poi la lavastoviglie c'ha il discorso del sale per calcare, rimanerà un po' di stialoni. Ma non è quelli che ci crea problemi, quindi la lavastoviglie che fa? Che alla fine comunque accende la resistenza elettrica, anche se ho impostato tutta la programmazione che lei va con fonti rinnovabili, acqua calda, questo, quell'altro, lei alla fine vuole consumare 1700-1800 watt
e non andiamo d'accordo con lei. Quindi, se riesce a modificare quelle o averci la lavastoviglie che poi esclude questa ultima fase, quindi la lavastoviglie consuma pochi watt perché fa solo il discorso pompe, aperture, valvole, elettrovalvole, schede elettroniche, quindi consuma pochissimo con l'acqua calda. La lavatrice ha già, abbiamo il discorso esclude il fatto che lei, io penso la maggior parte delle lavatrici, esclude il fatto che lei possa accendere la resistenza, quindi facciamo lavaggio a freddo. E c'è anche tanti lavaggi, la maggior parte che funzionano anche disattivando il fatto che lei scaldi l'acqua. E quindi lei, io disattiviamo quello, è contenta, però noi comunque ci mandiamo l'acqua calda e lei usa l'acqua calda. Che abbiamo ottenuto? Che acqua calda sanitaria, zero corrente elettrica, lavatrice, lavastoviglie, pochissima corrente elettrica, la nostra abitazione abbassa il consumo elettrico e è predisposta per diventare, diciamo, più sconnessa possibile dalla rete, diventare off-grid, perché dopo l'energia elettrica, eliminando le resistenze elettriche, ci si abbassa e quindi possiamo riuscire a mandarla con fotovoltaico, batterie d'accumulo o quant'altro, magari in aggiunta di un microeolico. Possiamo riuscire in un futuro, adesso me devo organizzare, a riuscire a mandarla a casa senza la rete elettrica nazionale. Quindi, però per primo dobbiamo riuscire a ottimizzare, perché se vogliamo pensare di continuare nel periodo invernale come oggi che c'è le nuvole che va e viene, c'è poca energia solare, c'è poco mare accumulo perché i giorni scorsi ha piovuto, abbiamo poca energia elettrica, pensiamo di poter mandare una lavatrice che scalda l'acqua con la resistenza o una lavastoviglie che scalda l'acqua con la resistenza, è difficilissimo. Quindi, già eliminando quelli, o in modo tale che la lavatrice alla fine è un elettrodomestico, diciamo, quasi fondamentale oramai, se non vogliamo tornare all'era del Medioevo. La lavatrice, la lavastoviglie, magari dice qualcuno, ah, puoi anche non usarla, però comunque è comoda, se si riesce a usarla in quella maniera, la casa è pronta. E poi dopo l'energia che ci serve è poca, è poca. Prima dobbiamo abbassare il consumo energetico della casa per poterla farla diventare a energia solare. No, no, come adesso mi vogliono far fa sulla abitazione in futuro, quella da ricostruire. Che full electric, perché full electric è bello, sì, ma nel periodo invernale la casa dipende dal sistema elettrico nazionale, che poi lui stesso dipende adesso da fonti fossili. E quindi non devo aumentare i consumi, non devo mettere altra roba con resistenze elettriche, piani a induzione elettrici, scaldabagni elettrici, pompe di calore elettriche, perché la casa non è indipendente. È dipendente, potrebbe essere per i numeri, per i numeri, perché dici quel vendi energia nell'estate, poi la compri, sposti i soldi, ma non è effettivamente nella realtà una casa indipendente. E allora con queste mie affermazioni ve lascio, ci vediamo alla prossima puntata, iscrivetevi al canale, stavolta sono stato lungo, però spero che se vi sono d'aiuto sono contento, se sono d'aiuto a tante persone che adesso magari anche in difficoltà economiche riesce a trovare delle soluzioni per abbassare i costi dell'energia, delle bollette, mi fa contento, mi fa felice. E chiaramente, ecco, come dicevo, stiamo sempre attenti anche alla sicurezza, sia, diciamo, come dicevo prima, dei batteri, delle sicurezze, tutte sicurezze. Se non siamo fa, non lo sappiamo fa, facciamoci aiutare. Stando attenti a tutte le sicurezze, non vedo dove sta il problema. Il problema è solo per i grossi colossi, le multinazionali che guadagnano meno perché gli diamo meno soldi de bollette e creiamo meno problemi anche nel mondo. E quindi niente ragazzi, grazie a tutti e ciao, alla prossima puntata, ciao.